Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video tutorial try on prime impressioni, perché oggi andiamo a provare la nuova palette di Nabla, la Poison Garden. Eccola qui, e ovviamente vi farò vedere questo look che ho ricreato, molto poison, molto berry, molto dark. E mi scuso già da subito perché il tutorial non sarà proprio perfetto, ma ad ogni modo si capisce, quindi portate pazienza, ma non volevo rifarlo perché avevo proprio bisogno di farvi questo video con la prima applicazione e le prime impressioni, quindi sono andata avanti nonostante tutto. E niente, poi vi dirò un po' la mia prima, durante e dopo l'applicazione, quindi insomma non perdetevelo se siete curiosi riguardo questa palette, insomma, se volete capirne un po' di più. E niente, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciarmi un like e un commento e seguirmi anche su tutti i social tramite i link che trovate qui sotto nell'info box. E niente, non aggiungo altro perché poi insomma parlerò un sacco, quindi buon video e buona visione. Come sempre si parte dalla base e vado ad applicare un correttore di Nabla nella tonalità Ivory. E iniziamo subito con la tanto attesa Poison Garden, che io devo ancora proprio swatchare. Eccola qui, e ho sentito pareri molto contrastanti, e quindi adesso la andiamo a provare e vediamo come si comporta su di me. Questa è la palette, eccola qui, come vedete è più grande delle solite, ha qualche ombretto in più. E anch'io, come tante altre persone, mi aspettavo dei verdi all'interno, anche visto il pack, ma ahimè non ci sono. Stando alle stories di Mr. Daniel, per il prossimo anno qualche verde Nabla dovrebbe uscire, alleluia, alleluia. Hanno capito un po' l'andazzo, penso che tutto il mondo che abbia chiesto verdi Nabla. E quindi vabbè, palette carina, molto gigiona, perché insomma ha dei colori che richiamano molto anche le altre due palette già uscite, e è bella. Mi aspettavo qualcosa di diverso, comunque insomma l'ho presa perché mi piace e anche per provarla. E il pack fuori è meraviglioso e comunque insomma i colori sono carini, molto bello majorelle, io adoro il blu majorelle, mi fa tornare alla mente Marrakesh e il Jardin majorelle, e se avete in mente di andare a Marrakesh, andate assolutamente a visitare il Jardin majorelle, che è meraviglioso. E mi intriga moltissimo Berry Bite, Opera, penso che li userò oggi, Zen, che è la versione ombretto di una delle mie tinte Nabla preferite. Sinceramente non avrei messo il viola, ce ne sono già nelle altre palette, avrei preferito una colorazione un po' diversa, però senza dubbio il viola sta bene a molte, fa inverno, fa anche Natale, alla fine ci siamo quasi, quindi vabbè. Zodiac è questo blu scuro scuro scuro, non so cosa ne penso ancora, e posso dire che trovo molto interessante Rosita, così come Subliminal. Questo e Adoration dovrebbero avere la stessa texture di Honey Drip dell'ultima uscita,
però mi sembra migliorata, grazie a Dio, perché Honey Drip meraviglioso ma ingestibile sull'occhio, cioè non rende tanto quanto sulla cialda. Comunque andiamola a provare, così poi ne parliamo ulteriormente insieme. Inizio con Opera, questo qui, che vado ad applicare a tutta palpebra. Mi spiace un sacco usarla. Ok, dopo averlo applicato vado a sfumare i bordi con un pennello pulito. Questa è la situazione. Non è molto omogeneo, provo a ripassarlo. Ok, con il pennello che ho usato per sfumare vado a scegliere la Berry Bite, che mi piace un sacco, e lo sfumo sulla piega. Allora, ho provato a sfumare assieme a Berry Bite anche un pochino di Opera in modo da aggiustare questa parte qui, però bisogna insistere un bel po', non per Berry Bite, ma più per Opera. È un po' disomogeneo nella sfumatura, però Berry Bite è molto bello. Scelgo ora Adoration, questo qui, e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile, principalmente al centro, con il dito. Prima di procedere col resto vado a pulirmi un po' questa zona qui con una salviettina struccante. Passiamo al viso, sperando poi di non fare pastrocchi, e inizio spruzzando il primer di Essence, quello all'acqua di cocco. Il fondotinta che applico questa volta è il No Filter Foundation di ColourPop, che ha il pack più bello del mondo, perché come vedete è pieno zeppo di stelle. Il correttore che uso è sempre Ivory di Nabla. Fisso tutto molto bene con la cipria close up, soprattutto nella zona sotto l'occhio. Ho fatto una grandissima cazzata, ma tentiamo di recuperare. Allora, nella rima interna inferiore ho applicato la pastello Vanità di Neve e ci ho sfumato sopra Opera, che è lo stesso appunto che ho applicato nella palpebra
mobile superiore. A centro palpebra, qui sotto, ho applicato un po' di fabric, questo qui, eccolo. E invece nell'angolo interno ho applicato Rosita, questo, mixato a un soffio di Subliminal, quindi questi due qui. E adesso sono andata ad intensificare la V esterna con Opera. Lo sfumo ulteriormente e intensificando pianino pianino il colore, cioè trovo che si perda un po' sfumandolo, o comunque acquista un'altra tonalità, che non è male, perché insomma si svela tutto il berry, però non si sfuma in maniera omogenea, cioè c'è comunque un distacco tra colore pieno e sfumatura, e non è super a mio avviso. Comunque riprendo Adoration e lo riapplico al centro. Scelgo adesso questo pennello di Nabla, che è quello uscito quest'estate con la The Nude per l'illuminante, e vado a sfumare bene 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 questa parte qui. Ok, applico il mascara e scelgo quello di Pupa. E sulle sopracciglia vado ad usare il prodotto di Cella Cosmetics. Ok, viso, applico innanzitutto Monoi come bronzer. E come blush scelgo Beloved. Come illuminante invece vado a scegliere Rosita, questo qui che ho applicato anche nell'angolo interno. Ne prendo un po' con un pennellone e vediamo come si comporta. Sulle labbra vado con Unspoken delle Dreamy. Tentiamo la sorte con Kernel. Ok, già meglio. Ecco qua, trucco terminato. Mi dispiace per la parte che avete perso, però insomma ve l'ho spiegata il meglio possibile. Allora, che dire, insomma, quello che vi ho già anticipato prima rimane quello che vi ho anticipato prima, e rimangono insomma i miei pensieri. Palette gigiolissima. Secondo me Nabla ha un po' capito che
le loro palette vanno, soprattutto nel periodo di Natale, eccetera, eccetera, e ha capito insomma un po' i colori del momento, ma neanche tanto, perché secondo me potevano osare un po' di più. Ripeto, con questo Honey, con questo Subliminal, piuttosto del viola, avrei messo un verde. Sì, sono fissata, però per me insomma sarebbe stata fantastica. Zen mi piace tanto, cioè sono contenta che ci sia. Però ad esempio Canvas, sì, utile per sfumare, ma non lo so, avrei messo magari un altro metallico, un altro glitterato. Il viola lo trovo un po' superfluo, anche se comunque è un colore facile e perfetto per tutte, per tutti anzi, ma ce ne sono già nelle altre palette. E quindi, boh, il pack esterno mi ha illuso un sacco, davvero, perché insomma, sì, il viola c'è, però è un viola blu che riprende Majorelle. C'è l'arancio, però c'è anche il verde. Dov'è? Il verde, voglio il verde Nabla. Come vi dicevo all'inizio, ho sentito tantissimi pareri, tantissimi, qualche parere discordante, non esageriamo adesso. Soprattutto sugli ombretti matte. Allora, cosa vi devo dire? La pigmentazione c'è, gli ombretti matte non sono mai così semplici, però ci stavo pensando prima, devo dire che la prima palette, le tiro fuori così le guardiamo insieme. La prima palette, la Dreamy, che è uscita l'anno scorso, aveva dei matte e anche importanti come Signorita, che è fantastico, come Dogma, e anche Sistina, insomma, è un matte. Però nessuno di questi è faticoso, nessuno di questi vira, diciamo, ma a parte che quello che ho applicato era praticamente logico che nella sfumatura cambiasse colore vista la base violacea che ha. Però nessuno di questi perde nella sfumatura o comunque è difficile da sfumare. Toccandoli, questi dell'ultima palette li trovo più vellutati rispetto a questi, però devo dire che insomma questi qui non hanno alcun tipo di problema, soprattutto i matte, sono tutti sfumabilissimi, facili, eccetera, e anche pigmentati. La pigmentazione c'è su tutte, però già sulla Soul Blooming, quella di quest'estate, ho fatto fatica con alcuni ombretti, in particolare con Flowery. Se vi ricordate, nel video l'ho usato e era un papocchio assurdo che poi per fortuna ho sistemato. Caravaggio è un lì lì. Insomma, però comunque gli altri più caldi non mi hanno dato problemi. Devo essere sincera, questa l'ho usata meno rispetto alla Dreamy su di me. Mi è capitato di truccare alcune persone per cerimonie varie e questa qui è stata molto gettonata. Allora, torniamo a questa e devo dire che i colori metallici o comunque shimmer, in particolare Rosita, mi piacciono, e li trovo abbastanza facili da applicare. Mi è piaciuto proprio il riflesso, l'effetto glaciale quasi del colore. Poi io ci ho mixato anche un po' di Subliminal. Però Rosita, molto bello, anche come illuminante, come vedete, fa un bellissimo effetto. Subliminal, che ha la stessa texture di Honey Drip della Soul Blooming, ve li faccio vedere. Honey Drip, no, cioè è bellissimo, ma non
è difficile, molto molto difficile da applicare, soprattutto in zone piccole come l'angolo interno, perché perde tantissimo. È formato da perle che sono un po' grandine e quindi poi non si rompono bene, non si sfumano bene in una zona piccola, rende di più in una zona grande. Però secondo me hanno migliorato questa texture, non mi ricordo, Crystal forse si chiama, non mi ricordo esattamente, e l'ho notato in Adoration, che è quello che ho applicato come top coat. Honey Drip applicato come top coat non fa questo effetto, non è così uniforme, non ha questa perla così fine, e risulta un po' più grezzo. Invece secondo me questi li hanno affinati. Subliminal molto bello, però bisogna prelevarne un pochettino perché si veda, l'ho notato anche in quel poco che ho steso qui. E Adoration molto interessante, molto carino come top coat, si abbina molto bene ad Opera, fanno un effetto molto poison, ecco. Basta, che dire, anche Fabric è molto carino e secondo me ottimo come illuminante. E gli altri li ho swatchati un pochettino in negozio così in velocità, per quello che vi ho detto che sembrano molto vellutati, è la prima cosa che ho pensato quando li ho toccati. Molto carino anche Archetype, questo qui. Molto bello Honey, non vedo l'ora di usarlo, sicuramente ve lo farò vedere. Allora, che dire, se io dovessi scegliere una palette tra queste tre, sicuramente sceglierei la prima, la Dreamy, perché non mi ha deluso in nessun modo, bei colori, era molto molto bella l'anno scorso, appena uscita, e insomma, è stata la palette perfetta da regalare anche a Natale o comunque per l'inverno. Si richiamano molto una con l'altra, tutte e tre, e io spero che Nabla impari ad osare un po' di più e a fare quel passo oltre che aveva fatto all'inizio appena uscita. Se faranno uscire altre palette con altri viola eccetera, io no, non ne prendo più perché basta, sono fantastiche, fanno gola appena si vedono, perché il pack è bellissimo, perché di sì, però cioè, probabilmente io questo blu qui non lo userò mai, o forse una volta. Gli altri sì, sono colori che userei di più, però appunto come ho detto prima il viola, ok, sono diversi in sé, però ci sono su tutte e tre, così come il marrone così scuro, sono diversi, però c'è su tutte e tre, quindi boh, un po' più di un colpetto in più, ecco. E questa è la cosa che ho pensato fin da subito, da quando ho visto la palette, non aspettavo altro che una palette nuova, nel senso che quando ho visto i primi spoiler ho detto oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, e poi vabbè, la provo lo stesso, ho pensato, perché comunque ci sono dei colori che mi interessano, tipo Honey mi piace tanto perché ha questa vibe arancio gialla che secondo me andrà tantissimo, tipo Berry Bite, io adoro i berry, adoro questi rossi, questi caldi. E Zen, perché vabbè, bellissimo, ma Narrative, boh, vabbè, queste sono le mie prime impressioni, spero comunque di avervi fatto compagnia, almeno di avervi dato qualche suggerimento utile. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete preso la palette o no. Io vi abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao!